Buongiorno a tutti. Approfitto della cortesia e della disponibilità di Blog Taormina per fare i miei personali auguri a tutti i cittadini di Taormina, personali e anche nella qualità di sindaco della città. Auguri che rappresentano, specialmente quest'anno, qualcosa di particolare perché stiamo uscendo da una situazione economica tale che in passato ci poteva portare verso delle problematiche importanti. Invece voglio rassicurare tutti i cittadini di Taormina che forse stiamo uscendo dal tunnel. La luce in fondo al tunnel non è soltanto vista, ma siamo concretamente convinti che stiamo arrivando a averla realmente. Quindi che questo Natale, questo nuovo anno ci porterà oltre a serenità, oltre speriamo a salute, oltre a far sì che i rapporti interpersonali siano sempre cordiali e sempre disponibili uno con l'altro, ci porterà verso ad una gestione della città molto, ma molto più economicamente facile e verso uno sviluppo della città per far sì che i grandi problemi della città vengano affrontati e risolti. Auguri di buon Natale e di un tranquillo e sereno anno nuovo va anche a tutti coloro i quali a Taormina non soltanto sono residenti, ma vengono per esplicare la loro attività professionale. Auguri a tutti coloro i quali vengono nei nostri ristoranti, nei nostri alberghi a portare la loro attività lavorativa. Auguri specialmente a chi, e questi sono quelli più sentiti, vigila sulla nostra sicurezza. Auguri ai carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, a tutti coloro i quali vigilano anche sulla nostra salute, a tutti gli operatori sanitari che operano nel nostro meraviglioso ospedale, che come si temeva non è stato assolutamente contratto, non è stato penalizzato nella disponibilità dei posti letti. Quindi questa è stata un'altra vittoria che la città di Taormina, non gli amministratori, ma la città in quanto tale, ha avuto per la salvaguardia della gestione della salute pubblica. Termino questo mio piccolo intervento finalizzato ad augurare a tutti i taorminesi un buon Natale e un sereno anno nuovo, lo termino ripuntualizzando e rilanciando la mia idea della comune aperto a tutti, che la porta della mia stanza nel mio ufficio come sindaco di Taormina è e resterà sempre aperta a tutti i cittadini che ne hanno bisogno. C'è la mia disponibilità a sentire, ad ascoltare e quando si può anche a risolvere i problemi.